L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon giovedì 27 aprile. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che cerca di voltar pagina dopo il pari di Salerno che tanti dubbi ha lasciato e si prepara ad affrontare il Pisa di Gattuso. Puntata del giovedì, quindi spazio al doppio ex di questo Bari Pisa, ma attenzione perché tra poco vi proporremo il sondaggio nostalgia di questa settimana. Partiamo subito, ma prima vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a te Nicola, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Linee aperte per i nostri radioascoltatori e tifosi del Bari sin da subito, contattateci per dirci la vostra sul momento delicato dei biancorossi, oppure come detto potete rispondere al nostro quesito odierno che come ogni giovedì riguarda la storia e il passato del Bari. Quello che vi chiediamo oggi è: qual è la coppia gol biancorossa che più vi è rimasta nel cuore? E tra poco nello spazio dedicato al doppio ex avremo proprio un calciatore che ha formato una coppia gol che tanto bene ha fatto nel Bari. E allora partiamo come facciamo ogni giovedì dal sondaggio nostalgia, come l'abbiamo ribattezzato. Penso che in questi momenti dove l'entusiasmo non è alle stelle, tornare un po' magari indietro nel tempo, ripensare i protagonisti positivi del nostro passato non possa che farci bene. E allora, coppia del gol biancorossa di sempre, io ne cito quattro: Protti Tovaglieri, Anderson Protti, Mazinga Osmanowski, Kutuzov Barreto. Quindi queste secondo me le quattro coppie. Poi ovviamente chi ha una memoria migliore potrà andare indietro negli anni, magari pensare ai vari Iorio, Bergossi eccetera eccetera, quindi altre coppie, non che Iorio e Bergossi giocassero insieme, comunque coppie risalenti a periodi antecedenti. Ma personalmente quella che mi ha regalato maggiori emozioni nonostante il triste epilogo è stata quella Anderson Protti, non solo per il gran bottino di gol ma anche perché era una coppia perfetta, il classico spilungone che apriva varchi per il piccoletto. In quegli anni c'erano tante di coppie del genere, la prima che mi viene in mente era quella del Genoa Scuravi Aguilera, quindi quel tipo di tandem che tanto bene poteva fare in campo. Tra l'altro fu lo stesso Igor Protti, intervenuto ai nostri microfoni, a confessarci questa preferenza. Disse: sì, Tovaglieri grande amico, grande bomber, però con Anderson insomma, mi esaltavo di più perché riusciva a mandarmi in porta con più facilità, mentre magari con Tovaglieri era il contrario. Non me ne voglia Igor, ma dubito che senza Anderson sarebbe arrivato a 24 gol in quell'anno, perché Anderson ha dato un grandissimo contributo anche per far sì che, insomma, che Protti arrivasse a 24 gol e diventasse capocannoniere insieme a Signori. Volendo poi proiettarci al Bari d'oggi, io mi chiedo da quanto tempo non abbiamo una coppia gol come si deve, perché sarà un caso che le stagioni più esaltanti del Bari sono strettamente legate a quelle di una coppia gol. Il Bari è da parecchio che non ha un duo di attaccanti di un certo tipo. Quest'anno magari la coppia gol poteva essere Floro Flores Galano, anche se non parliamo proprio di una prima e di una seconda punta, però diciamo che l'inizio faceva anche ben sperare visti i gol che sono arrivati. Poi ovviamente per vari motivi che abbiamo analizzato più volte i due si sono un po' persi. Luca, la tua coppia gol invece? Ma la mia coppia gol l'hai citata prima nell'introduzione, direi che Barreto e Kutuzov, delle coppie più recenti del Bari, sia stata la coppia più forte, la coppia che ha regalato più emozioni, più giocate, anche in relazione, come dicevi tu, al modo di giocare del Bari in quel periodo lì, perché era un modo di giocare che andava proprio ad esaltare le caratteristiche delle due punte. E direi che anche in questo caso, come i riferimenti che hai citato tu, il merito chiaramente dei tanti gol segnati da Barreto va riconosciuto in buona parte anche a Vitali Kutuzov, perché era veramente un giocatore di un'intelligenza tattica e di una fantasia strepitosa.
Già, perché è difficile che due bomber possano andare d'accordo, c'è sempre, ci deve essere sempre quello che magari si deve mettere a disposizione dell'altro attaccante. Appunto, tu hai citato Kutuzov, io ho citato Anderson, ma come detto, nella storia del calcio avviene quasi sempre così. E ora torniamo ad occuparci del Bari di oggi. Ripreso il lavoro dopo la trasferta di Salerno, nel ritiro di Barletta i titolari sono stati impegnati in una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo ha lavorato sulla parte atletica. Cure per Rajcevic, Brienza e Floro Flores, lavoro differenziato ancora per Ivan, in corso gli accertamenti strumentali per Morleo, che ha riportato un trauma al ginocchio destro, mentre per Tonucci problemi muscolari alla coscia sinistra, mentre Fedele ha in pratica una distorsione alla caviglia destra. Difficile che questi ultimi tre siano disponibili, magari quello che ha più chance è proprio Fedele, che comunque ha, nonostante l'infortunio, ha giocato qualche minuto e quindi forse sembra quello più recuperabile. Ovviamente non saranno dalla partita gli infortunati cronici Rajcevic, Brienza, Floro Flores e Ivan, quindi per un totale al momento di 7 indisponibili, quindi sicuramente problemi per Colantuono in vista della prossima partita in casa contro il Pisa. E ora spostiamoci sul nostro forum giorgogliobarese.it, perché c'è un argomento che ha calamitato le attenzioni degli utenti, e mi riferisco alla notizia che riguarda il settore giovanile del Bari. Notizia anticipata ieri dalla Gazzetta dello Sport: in pratica nessuna squadra dalla primavera in giù si è guadagnata l'accesso ai playoff per il titolo. Notizia sicuramente negativa, che ha diviso i nostri utenti, come sempre tanti commenti, tanti spunti di riflessione. Ne leggiamo qualcuno. C'è l'utente bizantino che dice: per come la vedo io i risultati sono relativi, la cosa importante è che ogni tanto dalle giovanili esca un calciatore arruolabile per la prima squadra. Quindi per questo utente le giovanili sono semplicemente un serbatoio per la prima squadra. Mentre l'utente Kevin 56 dice: questi sono i risultati della completa assenza di programmazione, purtroppo qui si naviga la giornata e onestamente di elementi di qualità nel futuro immediato non ne intravedo nessuno. L'utente Igor 2000 dice: proprio martedì gli esordienti hanno vinto il trofeo Matera 2017, il quinto trofeo, giocando contro il 2004 e il 2006, un po' di gloria anche per loro e complimenti allo staff tecnico. Ovviamente ci uniamo a questi complimenti. Mentre l'utente Sopra dice: senza infrastrutture mi sembra impossibile fare più di tanto. Infine l'utente Qualamano dice: come in ogni squadra c'è il giocatore più forte e quello meno, non è facile trovare un equilibrio, la differenza è l'andamento di una squadra, te la fanno scusate, in pochi. Quindi Luca, risultato sicuramente negativo questo delle giovanili, però diciamo anche che per quanto riguarda la società è l'anno zero anche da questo punto di vista. Sì, a prescindere da questo, io sono dell'idea che a livello giovanile il risultato conti fino ad un certo punto. Come scriveva qualche utente, molto probabilmente è più importante comunque la valorizzazione dei calciatori che ci sono, perché a livello giovanile si va a formare, diciamo, il professionista del futuro, quindi il risultato in alcuni casi può passare anche in secondo piano. Magari è importante iniziare a dare un po' più di valore ai risultati sportivi a partire, diciamo, dal campionato primavera, che si concluderà tra circa 2 giornate se non ricordo male. Però per quanto riguarda le altre categorie, quando si è più piccoli, penso che sia più importante cercare di sviluppare, di valorizzare quelle che sono le qualità dei ragazzi a disposizione. E c'è chi ci scrive, Pietro, che ci fa notare come il settore giovanile non è una colpa della società, perché sono 7-8 anni che è alla deriva. Ricordiamo anche negli ultimi anni comunque di gestione Matarrese ci sono state parecchie difficoltà, e comunque là bisogna riorganizzare tutto a partire dai campi, da allenamento a tante altre cose. E come ho detto, poi Giancarlo ha in mente il progetto del centro sportivo, e sicuramente quello potrebbe essere, anzi sarà sicuramente, un importantissimo tassello per ripartire anche da questo punto di vista. Intanto stanno giungendo tanti messaggi sul sondaggio, li andremo a leggere tra poco. Per il momento ci fermiamo qualche istante, ma torniamo subito. E-Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita troverete sempre prodotti surgelati di prima scelta, ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione, oltre a una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché E-Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la E-Good Fidelity Card presso i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. E-Good
Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare sempre aggiornati su tutte le nostre promozioni e scoprire nuove ricette. Trova il punto vendita più vicino su www.igoodsurgelati.it. I Good Surgelati, i buoni siamo noi. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, vi ricordo il sondaggio Nostalgia di oggi. Quale la coppia gol biancorossa che più vi è rimasta nel cuore? Già tanti messaggi, ne vado a leggere qualcuno. Cerrino che ci scrive: non dimentichiamoci con Florio e Tibelli i gol più belli. Era fa anche rima, era una battuta, tutta fantasia. Rino da Bari. Poi Alessandro ci scrive: le coppie che più mi hanno esaltato sono essenzialmente due, Messina-Galluzzo, Protti-Tovaglieri. Ci sono notizie da Venezia, sponda Perinetti Inzaghi, tra un po' leggeremo una dichiarazione di Giorgio Perinetti. Poi un altro messaggio: la mia coppia gol è Protti Tovaglieri, quest'anno è purtroppo mancata una coppia gol, infatti ne stiamo pagando le conseguenze. Questo lo scrive Boris. Poi ringrazio tutti i calciatori per essere rimasti in Serie B, questo lo scrive Nico. Magari Nico ci puoi spiegare bene che cosa vuoi dire. A proposito di Perinetti e Inzaghi, ieri c'è stata un'intervista su, vediamo un pochino, Padova Sport, un sito veneto, e in pratica, in estrema sintesi, Giorgio Perinetti ha detto che nonostante ci siano offerte, io e Inzaghi restiamo a Venezia perché abbiamo sposato appieno il progetto Tacopina, quindi è abbastanza prevedibile, insomma, il Venezia è una società ambiziosa con una proprietà forte, quindi difficilmente Inzaghi e Perinetti lascerebbero la Laguna. Quindi notizia che però resta in stand by. Personalmente io ci credo poco e nulla che Perinetti e Inzaghi possano arrivare a Bari. Magari il Bari prenderà un altro allenatore, ma non sarà Inzaghi. Andiamo avanti. Sempre a proposito degli allenatori, continua con insistenza a circolare la voce, tra l'altro anticipata ieri da Antonio Guido nel corso del nostro collegamento telefonico. Anche secondo la Gazzetta dello Sport, il Bari avrebbe puntato Massimo Rastelli, attuale tecnico del Cagliari, non ha ancora rinnovato con la società sarda, ci sono grandi dubbi lì in Sardegna. Luca, Rastelli è un prospetto che ti piacerebbe, sì o no? Sì, è un allenatore molto valido, perché ha la capacità di far giocare le sue squadre, un allenatore che ama comunque un calcio, diciamo, abbastanza offensivo, e sicuramente gioca anche in un modo che mi piacerebbe vedere a Bari, un 4-3-1-2, quindi con un trequartista alle spalle di due punte, proprio parlando di coppie gol. Sebbene, come abbiamo detto anche in altre puntate, ci sono anche altri profili interessanti di allenatori su cui punterei decisamente. Un esempio? Beh, abbiamo citato più volte De Zerbi, ma lo stesso Odd è un allenatore che mi piace molto. Ce ne sono anche tanti in serie B, c'è l'allenatore del Cittadella Venturato, che è un allenatore che mi piace particolarmente, quindi diciamo ce ne sono diversi di profili, e spero insomma che nella valutazione che porterà la scelta del nuovo allenatore vengano presi in considerazione tutti i profili di allenatori che diano soddisfazioni anche dal punto di vista del gioco al pubblico di Bari. Io resto sempre della mia opinione: il Bari ha bisogno di un allenatore che abbia comunque o voglia di rivalsa o che abbia tutte quella voglia di rimettersi in gioco. Questo secondo me deve essere il presupposto. Poi qualsiasi allenatore mi va bene, io preferirei De Zerbi. Comunque vedremo un pochino. Luca, intanto, restando in Sardegna, c'è stato un articolo scritto dal nostro amico Marco Orru per seriebnews.com, dove in pratica il nostro Marco si sofferma su quanto accaduto a fine gara a Salerno. In pratica c'è stato, come abbiamo visto, questo cerchio a centrocampo dei giocatori del Bari, però come ci fa notare il buon Marco, al contrario di quanto accadeva con Nicola o avviene in questi casi, non erano presenti né Colantuono né membri dello staff tecnico, quindi neanche Lo Seto e tutti gli altri. Secondo te è solo una casualità, oppure magari questa mossa dei calciatori può nascondere qualcos'altro? Ma io credo più che altro che si sia trattato di una mancanza da parte di Colantuono, nel senso che è da qualche partita che Colantuono
non aspetta praticamente neanche il fischio finale, appena fischia l'arbitro vola, si precipita negli spogliatoi, quindi penso che sia andato via. Affretta di andare a parlare con la stampa. Infatti, e quindi i calciatori abbiano deciso comunque di, insomma, confrontarsi, avere questo piccolo e rapido confronto a centrocampo. Non penso, insomma, che si tratti di qualcosa di diciamo contro l'allenatore, si tratta semplicemente di un gesto di squadra, un piccolo confronto che magari può dare qualcosa in più in termini di risultati, in termini di prestazioni. Motivazione. Ma io credo che comunque dopo l'ultima partita in casa c'è stato un confronto, quindi qualora fossero emersi dei dissidi tra il gruppo e l'allenatore sicuramente la società sarebbe intervenuta. Sicuramente non c'è un clima fantastico, stupendo e cordiale negli spogliatoi, però da qui a pensare a una rottura tra tecnico e giocatori penso che ce ne passa anche tanto. Andiamo avanti perché è giunto il momento dedicato al doppio ex di questo Bari-Pisa con la maglia nero-azzurra. Ha messo insieme 37 presenze realizzando 10 gol. Col Bari invece sono 51 i gettoni di presenza con 7 reti all'attivo. Ha fatto parte di una coppia gol importante che più volte abbiamo citato in questa puntata. Tra questi 7 gol, il più importante lo realizzò alla Scala del Calcio. Tanto non capirai. Pallone ancora per Langella. Dentro, splendido ancora il suggerimento per Boeri. Kutuzov, 1-1. Siamo con Vitali Kutuzov, doppio ex di questo Bari Pisa. Ciao Vitali e grazie per aver accettato il nostro invito. Saluto tutti e buongiorno a tutti. Allora Vitali, cosa ci racconti? Giochi ancora a hockey? Sì, gioco, ma gioco giusto per non andare in palestra e tenere il corpo in condizione, diciamo, vivace. Come mai questa scelta di abbandonare il mondo del calcio? Sei ancora nel mondo del calcio in genere, insomma, dopo aver appeso le scarpe al chiodo si tenta la carriera di allenatore, di essere procuratore? Diciamo, collaboro con Monza, c'è un paio di ragazzi giovani, fatto patentino B, che è diventato anche un allenatore, e prima o poi di Pelicuto dove esce fuori, penso. Ecco, hai lasciato Bari nel campionato 2011-2012, ci sei più tornato, qui hai tanti amici. È tornato, torno spesso, diciamo, non spessissimo, ma una volta all'anno c'è sempre, magari due, quando c'è soprattutto necessità, perché rimasti anche qualche, diciamo, contatti, qualche cosa che diciamo qualche servizio che fare sempre. E purtroppo un po' lunghe distanze, non è che è facile proprio viaggiare tutto il giorno per salutare tutti. Poi non ho più casa, non ho più, diciamo, punti di riferimento, sì. Per quello, ma Bari quando torno mi sento sempre bene. E veniamo alla tua esperienza a Bari, un grandissimo impatto con dei gol importanti, un epilogo non felicissimo con l'esclusione della Rosa, è mancato rinnovo, insomma, se pensi a Bari sono più ricordi belli o quelli brutti? Sicuramente belli, perché brutti io non ero una persona che tiene dentro, io non mi lascio andare. Purtroppo Bari vive una situazione particolare, anche questa di lasciare fuori la Rosa, sono cose strane che capitavano in questa società che vive un momento strano. Purtroppo ho vissuto tante belle cose, per quello questa negatività anche se era capitato, sono stato piccolo rispetto a tutto quello che ho ricevuto da Bari, tutto questo, tutta questa bellezza che si girava intorno alla squadra, di promozione in Serie B, di belle stagioni in Serie A, di compagni che io ce l'avevo, questi allenatori che ho riuscito a provare, cosa significa starci con un grande allenatore, e sono emozioni e esperienza che è unica in mondo. Vitali, col Bari hai segnato 7 gol, qual è il più bello e importante? Diciamo, spendo più momenti importanti, non gol come gli altri di soliti attaccanti, tengono gol, ricordo gol, io tengo più momenti che io vivo a squadra, momenti di bellezza, di compattezza a squadra, momenti che tu magari durante partita farai un passaggio che è bello, si godi con compagni del gol suo, che è nel momento forse più importante di tuo gol, per quello ti resta più dentro. Un attaccante atipico che si vive le altre cose, che mi ricordo più le altre cose che la gol. Ecco, se si parla di Kutuzov non si può non parlare di Vitor Barreto, una coppia d'attacco atipica ma che regalò calcio spettacolo qui a Bari. Tra i tanti partner che hai avuto in attacco, Barreto è stato quello con cui ti sei trovato meglio? Sicuramente, con Vitor ho avuto un'intesa fantastica, diciamo, io proprio mi sentivo dove sta lui, forse adesso sento dove sta lui a casa, magari sua, all'inglese, mi sentivo proprio
senza sapere dove, ma sentivo dove sta lui. È difficile spiegare, ma purtroppo ce l'aveva, è stata una cosa bellissima, una facilità di giocare in maniera unica. Ma ha avuto un altro compagno che è Nacho Castillo, che giocava con Pisa, è molto molto simile a questa intesa, e loro molto attaccanti, anche fisicamente diversi, ma simile come voglia di andare in profondità, voglia fare gol, su questo punto di vista molto simile. Purtroppo loro tutti e due insieme non riuscite a giocare, non lo so come mai, perché è forse molto simile proprio quella, diciamo, voglia fare gol, voglia segnare, voglia andare di essere protagonista. E, ma Nacho Castillo è pure un grande giocatore, purtroppo a Bari mi aspettavo riesci a giocare con me, non riuscito a fare, e mi dispiace tanto perché poteva dare tantissima soddisfazione anche di tifosi. Ecco Vitali, secondo te Barreto come mai, non lo sappiamo, è ancora giovane, però ora è senza squadra, dopo Bari si è un po' perso, secondo te come mai, lo senti ancora? Ma Vito, io c'ho sul terreno tra amici su Facebook, qualche volta ha mandato qualche messaggio, un commento, non lo so, forse infortuni quelli che percorreva lui, o un po' magari spento su quello che ce l'ha avuto. Beh, cose che ti percorrono durante la carriera ti permettono magari perdere un po' di voglia di essere protagonista, perdere voglia di partecipare a qualcosa importante, sai, magari lasciandoci fuori rosa lì all'Udinese e passare una squadra all'altra. Avessi difficoltà di infortuni, cioè è facile che tu abbassi una volta testa e non alzi più. Deve averci vicino qualcuno che ti aiuta, che ti spiega, che ti dà un mano, che lavora con te, che dice senti, stai tranquillo, tutto a posto, non è successo nulla, sei un grande giocatore e devi andare avanti. Purtroppo capita tra i miei giocatori queste cose qua. Tutto anch'io, io grazie al Dio sto benissimo adesso, ma secondo me potevo giocare gli altri 2-3 anni bene. Che fisicamente stava, ormai tutti i miei infortuni passati aveva proprio facilità. Quando è tornato anche a giocare in Serie B con Bari, quello Bari nuovo, che è riuscito a fare tirare questo Bari dal zona retrocessione, cazzo, da playoff, poi mi ha lasciato di fuori di nuovo fuori rosa. Va bene, capita. L'altra radio, bella da ascoltare. E questa è la prima parte dell'intervista a Vitali Kutuzov. Luca, passaggio importante, bellissimo, quando Vitali ha detto che sentivo dove stava Barreto, cioè questo feeling quasi naturale tra i due, che tra l'altro poi si vedeva in campo, e penso che sia la base di una coppia gol, soprattutto per chi come Kutuzov faceva più il rifinitore che la punta. Sì, e poi è il principio, diciamo, alla base di quello che dicevamo un po' prima. In una coppia vincente ci deve essere sempre uno che magari lavora per l'altro anche dal punto di vista tattico. È emblematico infatti quando Kutuzov ha detto che ricorda più magari quei momenti in cui faceva una giocata importante, sì, una giocata importante per la squadra, piuttosto che magari una gioia personale legata ad un gol, anche perché di gol ne realizzava pochi, proprio alla luce di questa immensa mole di lavoro che dispensava proprio a favore della squadra. Tra l'altro, parlando, diciamo, al di là dell'intervista con lui, mi ha fatto una bella chiacchierata e mi ha detto, purtroppo non l'ha detto nell'intervista, la cosa più bella che ho di Bari è quando siamo andati a San Siro e mister Ventura ci chiese prima della partita, cerchiamo di spegnere le luci a San Siro, e lui mi ha detto il ricordo più bello che ho di Bari è quando dopo il gol che realizzammo all'Inter di Mourinho, che abbiamo sentito nell'intro, riuscimmo a zittire tutto lo stadio di Milano, e quello è il più bel ricordo che ho della mia carriera e della mia parentesi a Bari, un particolare sicuramente intrigante. Bene, piccolo break per noi, ma torniamo tra un minuto con la seconda parte dell'intervista a Vitali Kutuzov. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura, e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco, telefono 080 62 20 14.
tanto non capirai. Hai fatto parte, ricordiamo, il Bari più bello, il Bari di Ventura, che arrivò decimo in campionato. Purtroppo un grave infortunio al tendine della caviglia destra ti impedì di essere protagonista. Qual era il segreto di quel gruppo e credi che fece il massimo o c'è un po' del rammarico? No, segreti, il gruppo è stato creato anche dal mister Conte, creato anche dal professor Veltroni, che ha lavorato filosofie del lavoro, sono tanti cose che stati questo gruppo ricevuto e questo gruppo viveva, perché se un giocatore un giorno si impara a lavorare e si impara a ricevere questo lavoro che deve avere, poi piaccia, perché lavoro prima o poi nel Veneto ce l'hai indietro. Con Conte, con il Trone, il gruppo ha cominciato a lavorare, gruppo un po' modificato da quando è arrivato Mister Ventura, ma sono due allenatori molto simili, io conosco tutti e due benissimo, per quello gruppo grossi problemi non ce l'avevo, ho cominciato ad andare anche avanti con certa, diciamo, scioltezza. È riuscito a dare soddisfazione a gente, è riuscito a giocare anche bene in Serie A. Io anche Serie A con Bari, diciamo, passato con un infortunio, ma alla fine questo infortunio è stato decisione della società, che è, noi quasi a ottobre-novembre quasi salvati, e società decise che andiamo a far operare per averci un giocatore l'anno prossimo, per quello una decisione che è stata fatta tranquilla, con certa responsabilità della società, poi mia, di allenatore, per quello. E poi l'anno prossimo ha recuperato bene, poi ha cominciato a cadere le cose dopo, che in provisione, che anche in squadra, anche me. Ecco Vitali, come hai detto sei un doppio ex di questo Bari-Pisa, Bari-Pisa che si affronteranno sabato nella città toscana. Hai vissuto una bella stagione realizzando 10 reti, in panchina c'era Giampiero Ventura, una stagione tutto sommato positiva. È stata una stagione meravigliosa, come quelli di Bari, sono due, diciamo, società, squadre dove ho vissuto meglio nel mio carriera, cioè, ho avuto emozioni pazzesche, ho avuto vittorie, ho avuto grande allenatore, grandi compagni di squadra, per quello sono diversi, perché ho detto a Pisa ho vissuto soltanto un anno e ho riuscito a guadagnare amore del gente, a Bari purtroppo, diciamo non purtroppo, non è giusto queste parole, a Bari ho avuto 5 stagioni e ho avuto più tempo di conquistare di gente, di amore del gente, ha avuto più possibilità di averci compagni, allenatori, anche partiti, cioè più percorso lungo, più possibilità. In Pisa invece un anno, ma sono due cose simili, tra virgolette, diverse. Sono pisana e barese, sono due cose proprio, c'è un amore a calcio pazzesco. Vitali, veniamo al Bari d'oggi, anche quest'anno grandi ambizioni, ma stagione che ha regalato più delusioni che gioie. Segui ancora la squadra biancorossa, che idee ti sei fatto? Sì, diciamo non seguo proprio precisamente, ma ogni giornata guardo come è andata, guardo un po' di commenti, diciamo, ma io ho visto dall'inizio qualcosa che non andava, una squadra che non è stato, diciamo, una squadra che secondo me potrai vincere. Sembra che hai qualche tassello buono, ma squadra deve essere una squadra. Per quello, questa secondo me è la più grande mancanza di questo Bari quest'anno. Che per creare una squadra ci vuole tanto, ci vuole tempo. Non solo gente, ci vuole anche disponibilità, filosofia di lavoro. E cresci dalla società sana, prima di tutto. Se società sana, arrivi, sai dove stai, sai cosa ti hai al fronte, al futuro, è lì più facile che cresce un gruppo forte, maturo e combattente. Invece Bari secondo me manca sempre quello, manca sempre, diciamo, certezze, bellezza del società. Hai giocato, hai vinto a Bari, ci spieghi quale deve essere l'ingrediente di base per poter far bene qui? Perché qualche calciatore dell'attuale Bari dice che è difficile gestire le aspettative dei tifosi e le pressioni, tu che ne pensi? Ma se hai una società, come si deve, e si gestisce tutto, che problemi hai? Se una società che mette il muso, mette, diciamo, gente che è responsabile, se uno esce da un campo di battaglia ma ha fatto tutto insanguinato, cioè, cosa puoi pretendere da questa persona lì che sta morendo in campo, non vinto, e a calcio ci sta tutto, gente pretendono, ma alla fine da questo povero cosa possiamo pretendere? L'ha fatto tutto, ha lasciato tutto il cuore, salute, certo. Vita continua, ma, certo. Ma per questo momento secondo me questa responsabilità non prende nessuno. Credere un giorno se qualcuno arriva a Bari con quella responsabilità, decisione, e crea un gruppo, crea una società che sta oltre, diciamo, queste aspettative, oltre, diciamo,
questo calore di tifoseria che ti permette sempre di lavorare o bene o male da tutte e due parti, che ti bilancia, ti tieni diciamo bilanciato, collabori anche con tifoserie, collabori con diciamo gente che stanno dentro società che lavorano, è come un treno avanti tutti insieme, solo così puoi arrivare grande montagna. Vitali Bari che sabato si ritroverà davanti un Pisa fanalino di coda in grandi difficoltà, credi che la squadra di Gattuso sia ormai spacciata? Io ho visto, diciamo, ho avuto fortuna a vedere una partita Pisa dall'inizio stagione, non mi è piaciuto per niente, magari ho giocato male per chi ha avuto all'inizio stagione, ha avuto problemi societari, ha avuto sempre questo battibecchio con cessione del società, senza stipendi, è lì in questo momento che andandoci male per me ha avuto un perché, ma purtroppo andandoci avanti questo perché non è cambiato per nulla, Pisa è sempre non dimostrato nulla questo anno, cercava di essere ma con lottare, ma quando hai nel tunnel diciamo un buio difficile da dotare, soprattutto in Serie B che magari non hanno un grande campione, pure loro hanno giocatori normali, giocatori che magari messi insieme nel certo concerto possono valere qualcosa, ma se un pochettino dall'inizio sbilanciati delle società e senza certezze con quelle che io dico mancano a Bari, purtroppo arrivate a queste condizioni che 4 giornate alla fine stanno quasi retrocessi. Certo. Mi dispiace tanto per Pisa, messo tantissimo per salire in Serie B, che merita Serie B Pisa, una piazza come Pisa deve essere minimo in Serie B, purtroppo era così, ormai secondo me tanti, tardi. Vitali, ora domanda difficile, per chi farà il tifo sabato e il tuo pronostico per questo Bari Pisa? Io diciamo credere così, penso tifo per Pisa perché è ultima forza speranza, io Bari secondo me non, ormai avendoci 5-6 squadre davanti hai più difficoltà di andare su, invece Pisa magari stessa difficoltà ma almeno qualcosina alla fine hanno, magari riescono a contare, ma parlo di proprio per, non per amore, parlo per diciamo discorso classifica, più necessità punti a Pisa in questo momento secondo me che a Bari. Quindi il tuo pronostico? Mio pronostico, ma penso fanno pari, penso fanno 1-1. Vedremo. Vitali, infine ti chiedo un... Non serve né una né nell'altra. Infatti, il pareggio non servirebbe a nessuno. Vitali, infine ti chiedo un saluto ai tanti tifosi del Bari all'ascolto. Un saluto a tutti, grazie a tutte le soddisfazioni che hai ricevuto dal tifoseria barese, sono bellissimi ricordi. E spero arriverà un giorno un altro Bari che darà stesse emozioni a voi, darà anche a me che guardandoci da fuori un leggero diciamo nostalgia quello che è vissuto a Bari. L'altra radio, bella da ascoltare. E allora un Kutuzov scatenato, ne aveva per tutti, sia per quanto riguarda la squadra attuale, ha definito Luca: il Bari non è una squadra, manca la disponibilità, manca la filosofia del lavoro e soprattutto questo dito puntato contro la società, un po' strano, no? Ma sì, probabilmente ha diciamo ragione quando dice che è necessario trovare maggiore stabilità e creare una squadra più solida, perché penso questa sia e debba essere la base in vista della prossima stagione, ma non soltanto del prossimo, diciamo dei prossimi anni, perché se si vuole fare un certo tipo di discorso, un certo tipo di percorso, questo deve essere diciamo alla base di questo percorso. Bene, per noi ultimo break, ma torniamo subito con l'ultima parte di trasmissione. Ti piacciono le scommesse, il burraco e i giochi di carte in generale? Iscriviti su betpoint.it e riceverai subito in omaggio 5 euro per piazzare la tua scommessa. Oppure per giocare a burraco, scopa, briscola, 3-7 e tanti altri giochi. Entra anche tu nella più grande community di burraco online. Entra in BetPoint. Iscriviti su betpoint.it. Aggiungi la parola regalo durante l'iscrizione nel campo username presentatore e riceverai subito i tuoi 5 euro in regalo. Inoltre sarai contattato dal tuo assistente personale BetPoint che ti offrirà tanti altri bonus. Contattaci per informazioni al 393 968 52 83 o su WhatsApp al 393 968 52 83. Gioca su betpoint.it. Il divertimento è assicurato. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. L'altra radio. Bella da ascoltare.
Bene, rieccoci, ultimo segmento di trasmissione, leggiamo qualche altro messaggio. C'è Piero da Bitritto che, rispondendo al nostro sondaggio, ci scrive: buongiorno ragazzi, la coppia gol per me Tovaglieri Guerrero. Sì, diciamo che fu una coppia in Serie B, Guerrero fece bene in Serie A, il colombiano non ha mai incantato più di tanto. Tornando a quello che ha detto Kutuzov, un'altra cosa importante che va sottolineata, quando ha detto che il gruppo di quella di quegli anni comunque positivi per il Bari era stato creato da Conte e da Ventrone. Ventrone che, se voi ci fate caso nelle varie interviste che stiamo facendo agli ex di quel periodo, è un nome che rimbalza spesso, viene spesso tirato in ballo dai calciatori, quindi un personaggio che, oltre ad avere avuto un ruolo importante dal punto di vista della condizione atletica di quella squadra, forse aveva anche un ruolo appunto di coesione, univa il gruppo, quindi era anche un personaggio importante all'interno dello spogliatoio, e magari sono quelli gli elementi che al momento mancano in questo Bari. Andiamo avanti, il momento della rassegna stampa, diamo un'occhiata a qualche titolo, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, articolo di Franco Cirici: Bari, tre motivi per crederci, segnali di risveglio, patto di ferro in società, calendario, playoff meno lontani. In pratica c'è un'analisi, Franco Cirici si divide in tre il suo articolo. La ripartenza, sono solo tre reti in 10 gare, dopo il tonfo la risalita. Le strategie, aspettando il Pisa la decisione di tenere la squadra compatta. Le tappe, ecco i quattro spareggi, ma non sono impossibili. E poi, sempre sulla Gazzetta dello Sport, la consueta analisi settimanale di Carlo Regalia, che scrive: ritiro utile per il gruppo. Bene, è veramente tutto anche per quest'oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, domani per l'ultimo appuntamento settimanale di Tanto Non Capirai. Ringrazio come sempre Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tanto Non Capirai. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.